Signori, non voglio fare nessuna intro particolare, semplicemente vi lascio questa clip. Guardate quanta roba. Oh, oddio! Sì, avete visto bene. Iniziamo. Signori, benvenuti nel disagio più totale. Ebbene sì, signori, all'apparenza sembrerebbe un mondo normale di Minecraft, ma come ovviamente avrete visto dal titolo e magari anche dalla intro... Sì. Avete visto bene? 16 blocchi con uno solo di terra. Cosa riproviamo? Magari c'è stato un errore. Ebbene, non c'è stato. Oh mio Dio, nessun errore. Signori, il video di oggi, ve lo dico tranquillamente, sarà la cosa più laggante, più disagiante, più... Oh mio Dio, dove è finito il blocco che ho appena rotto? Non fa niente. Oh mio Dio, guarda quanti del mondo. È bellissimo, voglio per sé... Vabbè, che cosa prendo? Altro legno che ne ho in un'infinità. Cioè, io vorrei riprendere la crafting table, ma poi mi diventano 700, quindi meglio di no. Dicevo, proveremo a o battere l'Ender Dragon, magari dividerò questo video in due episodi, oppure, boh, magari esploriamo un po' e in caso in un prossimo video andiamo a fare tutto il resto. Ma adesso, signori, prendiamoci gli utensili base, però io non voglio spaccare blocchi a caso, sennò mi si riempie l'inventario. Quindi spacchiamo questi... Oh mio Dio, oh mio Dio, credo che abbiamo abbastanza cobblestone. E ogni volta mi faccio una crafting table diversa, se no altrimenti fidatevi che finisce in tragedia. E ci facciamo un altro piccone. Niente, andiamo avanti a picconi, a caso questo lo possiamo anche buttare, ciao. Quindi abbiamo già il piccozzo bello, che poi in realtà noi dovremmo prendere tipo il carbone e tutto quel casino. Mio Dio, signori, sarà un casino questo video, però sarà stupendo. E quindi salve bioma un po' schifosetto. Cioè io vorrei scendere in una caverna per prendere il carbone, ma ho paura di quanto possa scavare e non trovare niente. Oddio! Guardate che mega cratere ho trovato. Ok, allora ci sta un botto questo cratere. Se c'è dell'acqua mi butto malamente. No, non c'è minimamente l'acqua e non voglio neanche distruggermi solo. Oh, però posso scendere qua. Vai, non muoio, non muoio. Ok, non sono morto, stranamente. E neanche qui muoio. Ok, non sono neanche morto qui, perfetto. E mi serve quel carbone in realtà. C'è della lava. E sì, c'è del ferro, yes. Sotto c'è qualcosa, no. Cioè, ora voglio vedere quanto ce ne dà. Allora, per sicurezza, togliamo tutta sta cobblestone perché non ho idea di quanto ferro possa darci. Quindi via tutto questo. Signori, siete pronti? Carichi? Mettetevi comodi, prendete qualcosa da mangiare perché sarà il disagio. Oh mio Dio, quanto ferro! Oddio, no, è bellissimo, è bellissimo. E ora voglio prendere pure del carbone, che sarà esponenzialmente ancora di più. Guarda, mi laggherà tutto. Mi laggherà tutto. Ok, va bene, lo accetto. Lo accetto, perché Minecraft non è così per sempre. Oddio che bello, oddio che bello. Oddio che bello. Dammi tutto quello che posso prendere. Allora, ferro ne abbiamo? Il giusto. Guarda lì quanta roba, ma che cacchio, fuori di testa. Allora, mi sto costruendo un botto di roba, tipo, cioè un botto di roba, mi sto facendo il ferro in realtà, per andarmi a fare con la crafting table che è di qua, yes, tipo il piccozzo e basta per ora, perché in realtà, beh, ci facciamo anche la spada? Sì, beh, dai, facciamoci anche la spada, tech. Sì, ma io ho paura a scavare, cioè guardate quanta roba, no, vabbè, no, vabbè. Oh mio Dio, è un agglomerato di disagio. Guardate anche qua. No, vabbè, sapete cosa ci serve? Oh, guardate quanta roba. Cioè, io voglio trovare i diamanti. Subito voglio trovarli. Mi sta laggando tutto. È impossibile giocare. Cosa sta succedendo? Oddio, lagga tutto. No, vabbè. No, vabbè. Signori, abbiamo un problema. Ok. Va bene, vediamo tra quanto si sbaglia. Cioè, guardate quanto schifo sta creando. E niente, non ci possiamo più muovere. Oddio, oh mio Dio. Cioè, praticamente ha creato dei tipo buchi neri che non mi fanno muovere. Guarda, io mi muovo, ma non mi muovo. Oh mio Dio, che disagio. Oddio. No, è stupendo. Cioè, dovrebbero crearne un po' di meno perché è tutto laggante. Però l'idea è bella, ma adesso quittiamola, creiamo un nuovo mondo. Ok, tentativo numero 2. Allora, mi sono autoimposto una challenge, quel mondo era crashato per sempre. Devo riuscire ad arrivare almeno all'ossidiana per fare il portale senza ovviamente morirci. Quindi ho una cosa come una decina di blocchi da rompere di tentativo. Ovviamente devo prendere il legno, si parte da uno. E qua mi sa che me lo manda già in doppio. Vediamo.
Ok, 3 per ora dovrebbero bastare. Mi sono fatto una crafting table e io direi che come cibo quello della mucca va più che bene. Però voglio aspettare ancora, non lo so, qua c'è una bella cavernozza, perfetto. Ti ammazzo, non ti ammazzo, ti ammazzo, non ti ammazzo. Non ti ammazzo, per ora non l'ammazzo. Allora, ho fatto l'upgrade di piccone, buono. E ora, in teoria, dobbiamo andare a cercare del ferro e avere la fortuna sfacciata di... A parte di trovare questo posto che non ritroverò mai, ma a parte quello, la fortuna di trovare come prima del ferro a cielo aperto, perché altrimenti è impossibile. Poi dovrò farmi anche il bucket e dovrò prendere l'ossidiana. Sarà dura, sarà molto dura. Vediamo fino a dove arriviamo prima che il mondo esploda. In realtà ci sta anche questo. Sì, prendiamo anche il carbone. Ok, 16 pezzi, buono. Ci può stare, per ora il mondo non crasha ancora. Andiamo, andiamo, andiamo ad esplorare. Cerchiamo il ferro, lo troviamo e poi il mondo crasha, bam bam. Sì, questa è la canzoncina ufficiale di questo video. Caverna! Sì! Allora, speriamo, incrociamo le dita che ci sia del ferro. Tra l'altro, il cibo, per chi se lo stesse chiedendo, no, non è un problema. Perché tanto poi... ok. Ah, le torce mi devo fare. Dicevo, non è un problema perché tanto poi ammazziamo un animale e ci dà un botto di roba. Quindi dai, per forza in sta caverna, per forza c'è della roba. Devi non cadere. Ok. Tranquillamente ve lo dico, non ci vedo niente. Proprio niente. Però sembra una buona caverna. Ok. Ok. Allora, sono al punto di prima, ho rifatto tutto, praticamente tipo il terzo tentativo, non chiedetemi come sia morto, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo di nuovo, nuovamente, dai, era una bella caverna quella. Andiamo nuovamente in cerca di una bella caverna dove ci sarà, o si spera ci sia, del ferro a cielo aperto. Incrociamo le dita, incrociatele anche voi per me. Lì però vedo del carbone. Bene, bene, il carbone, bene. Ok, sono accidentalmente caduto, come vedete dai pochi cuori che ho, su del ferro. Buono, quindi ci prendiamo questo ferro totalmente a caso. Quanto ce ne dai? 32. E io direi che 32, dato che non voglio usare i blocchi. Sì, sto costruendo con del ferro, avete visto bene. Perché non voglio usare né la cobblestone, perché ce l'abbiamo letteralmente contata, e né il legno che è qua. Ok, perfetto, quindi usiamo il ferro. Ora, appunto, con questo ci andiamo a fare un'altra crafting table. E io direi che è arrivato il momento, dato che ci serve del cibo, di uccidere il signor maialino. Salve signor maialino, quanto cibo... Oh mio Dio, quanta vita! Quanto cibo ci dà? Troppo. Oddio, sto già iniziando a mezzo buggarsi. Comunque ho notato che mi serve un altro pezzo di cobblestone, perché appunto devo andare a cuocere il ferro, ovviamente. Ci servirà per fare tutti gli utensili vari. Quindi siamo fregati, siamo sostanzialmente fregati, perché poi dovremmo prenderci... Ok, abbiamo abbastanza ferro per un'eternità. Dicevo, dopo dobbiamo prenderci... Secondo me, secondo i miei calcoli e quell'isola volante, non ce la faremo mai. Più che altro perché mi esplode il computer, quindi noi non vogliamo che ci esploda il computer. Aspettiamo ancora uno che ci dia del ferro incredibile. Perfetto, grazie mille. Crafting table alla mano, stucchi ducchi e stucchi ducchi. Perfetto, ciao piccone. Ok, siamo tornati in carreggiata, baby. Allora, cosa possiamo fare? Volendo, in teoria dovremmo aspettare la notte per gli Enderman, però non troveremo mai dei diamanti. Dai, quanto sarebbe bello vedere dei diamanti moltiplicarsi all'infinito. Ve lo dico io, un botto, cioè proprio un botto, un'esplosione totale, proprio un incredibile. Cioè il computer crasha perché ho trovato troppi diamanti, sarebbe un sogno. Ma sogni a parte, mi cerco una cavernita e dai, la andiamo a esplorare. No, ho fatto un errore! Ho distrutto una mia torcia, guardate quante ne ho! No, dai! Beh, oddio, adesso abbiamo torce per tutto il tempo, però no, dai! Che errore! Stava andando tutto così bene! Era la cosa più... No, non ci credo, Salto, si è anche fatta stranotte. Questa non è la notte, è la stranotte, che per chi non la conoscesse è quella notte che dici oh mio Dio, non ci vedo proprio niente. Stranotte. Che spiegazione inutile. Comunque, signori, tra l'altro non possiamo neanche uccidere i mob, perché altrimenti ci danno i loro drop e finisce in tragedia. E io non vedo assolutamente niente. Perfetto. No, 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 dai, no, no, non posso neanche uccidere. Ok. È caduto da solo. Allora, vedo cose interessanti, ma non so come scendere.
Perché uno, non mi sono fatto il secchiello, sono un idiota. Due, abbiamo mezzo cuore, ok. No, cosa sta succedendo? Chi mi sta spingendo? Oh, chi è che mi stava spingendo? Vabbè, lasciamo perdere, facciamo finta di niente. Dicevo, oltre al mezzo cuore, non so perché, ma è andata così, sono sceso in que... sceso? Accidentalmente in questa grotta. Diciamo che mi va bene così. Dobbiamo trovare... cos'è che dovevamo trovare poi? Oddio, cos'è che dovevamo trovare? Ah, la lava e l'acqua. Dai, vai via, ti prego. Oh mio Dio, un ragno che è più forte. Dai, lì c'è della lava. Buona, si può fare... no, oddio, il ragnetto ha bruciato vivo. Mi dispiace, non mi dispiace, godo. No, non ci credo mai nella vita. Corri verso l'acqua. No, cosa sta succedendo? Oddio, ok, va bene, ma non troppo. Ok, va bene, sono... ok. Cioè, ok. Va bene, lo accetto, va bene. Sì, sì. Basta. Signori, voglio concludere questo video tragedia. Cioè, è più difficile che tipo l'arco. Oh mio Dio. Vai, spacca tutto. Facciamo crashare tutto. Sì, esplodi mondo. Vai. Sì, guardate quanta roba. Oddio. Sì, so. Fide, si sta crashando. Vai, sì, non mi interessa. Io continuo a minare. Vai. È la punizione. Sì, ora. Sì, mi hai fatto morire Minecraft e ora muori tu. Sì, vai. Esplodi. Madò. Oddio. Che casino. Oh mio. Qualcuno chiami qualcun altro. C'è un casino. Vabbè, signori, non riesco a muovermi, quindi salviamo e quittiamo. Vai, esci da tutto, proprio, guarda, cancella il mondo, stacca tutto. Signori, è stato un piacere immenso provare questa mappa, questa cosa con voi. Fatemi sapere se volete un altro episodio, magari più studiato, perché non saprei come trovare i diamanti. Cioè, dopo una decina di distruzione di blocchi, si distrugge anche il mondo. Quindi non lo so, scrivetelo nei commenti. Magari lo facciamo in coppia con un altro mio amico. Fatemelo sapere. Vi ringrazio per la visione. Sono devastato mentalmente. E ci vediamo domani alla solita ora, però alle 2:15, con un nuovo video. Ciao. Madò.